Io volevo solo intervenire nel ruolo che ho come assessore, no? Per fare un po' di una chiarezza rispetto alla questione della cittadinanza. C'è solo un problema che riguarda il quartiere, che non è un problema secondo la visione che abbiamo noi e la conoscenza che abbiamo avuto come giunta. Noi ci siamo incontrati, io sono andato personalmente a parlare con i cittadini in un incontro che è avvenuto assieme ai ragazzi della panchina, e l'unica cosa che posso dire è che ho notato e l'ho dichiarato in quell'incontro che c'è in quel quartiere, per una conoscenza probabilmente anche per i rapporti che hanno avuto in questi anni, una chiara volontà di integrarsi, cioè di dare una mano a questi ragazzi. Poi è chiaro, io non nascondo che il consigliere Libetti abbia ricevuto telefonate che segnalano anche posizioni di contrarietà, per carità, non lo nascondo, ma dire che il quartiere non accetta i ragazzi della panchina, questo è eccessivo. Mi permette di dire che ci sono sicuramente abitanti del quartiere che probabilmente non riescono ad accettarli e abitanti che riescono ad accettarli. Il lavoro che dobbiamo fare noi, poi l'hanno detto anche i consiglieri che hanno sono intervenuti dopo di lei, il lavoro che dobbiamo fare come amministrazione è anche quello di cercare di integrare, altrimenti non lo so qual è l'alternativa rispetto a una possibilità di integrazione che si sta dimostrando reale anche su fatti tipo l'utilizzo del parco vicino alla sede della Polizia Panchina. Tutto qua, non volevo fare interventi politici come consigliere, ma non lo so.